Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Dopo avervi raccontato quali sono stati per me i migliori 12 acquisti invernali della Serie A, eccoci invece con i peggiori, quei 12 giocatori arrivati per dare una mano e che invece alla fine si sono rivelati meno utili di un termosifone a Ferragosto. Prima di cominciare vi invito a lasciare tantissimi mi piace, perché se raggiungeremo 150 mi piace vi porterò subito un'altra top 12 su un argomento a vostra scelta. Inoltre concludo ricordandovi che queste sono mie semplici opinioni personali e che se avete delle idee contrastanti potete farmelo sapere senza problemi, ma senza sfociare nel volgare o nell'offensivo. Detto questo, possiamo finalmente iniziare. Nicolas Anelka arriva nel gennaio del 2013 come rinforzo d'esperienza per l'attacco bianconero, ma sarà un flop sotto tutti i punti di vista. Giocherà pochissimo e senza mai riuscire ad incidere. A fine anno verrà rispedito a casa come giocatore finito. Gabriel Batistuta. L'Inter lo acquista nei suoi ultimi anni di carriera e si vede tutto il logorio del tempo accompagnato da grandi problemi fisici che ne limiteranno il minutaggio e le prestazioni. Si conclude con soli 2 gol complessivi, una delle poche esperienze deludenti di un grandissimo campione. Alessio Cerci. Dopo una stagione esplosiva al Torino, il giocatore vola nel calcio che conta, in terra spagnola. Dopo 6 mesi anomali se ne torna in Italia al Milan, ma l'esperienza sarà ancora più disastrosa. Tante prestazioni insufficienti, contributo offensivo nullo e troppa testardaggine lo hanno presto relegato in panchina e successivamente rispedito al mittente. Mattia Destro. Gagliani arriva addirittura a suonargli sotto casa per portarlo al Milan e la Roma decide di accontentarlo, vista anche la volontà del giocatore di andarsene. Prende il numero 9 da grande bomber, ma non darà seguito a questa scelta, segnando solo 3 gol in 15 partite e venendo rispedito a Roma a fine stagione. Rinascita milanista pienamente fallita. Seydou Doumbia. Uno dei flop più clamorosi degli ultimi mercati giallorossi. Arriva a Roma dopo la vittoria della Coppa d'Africa ed è ancora ubriaco dai festeggiamenti, in uno dei momenti più negativi di tutta la stagione. Riceve fischi fin dalla prima partita, forse troppo esagerati, ma non riuscirà mai a farli ricredere, con prestazioni imbarazzanti e deprimenti. Dopo soli 2 gol totali viene mandato in prestito al CSKA Mosca, nell'unico campionato che lo ha reso un ottimo giocatore. Eder. Assoluto trascinatore della Samp nella prima parte di stagione, panchinaro inconcludente con la maglia nerazzurra. L'Inter ci spende tanto e sembra intenzionata a puntare su di lui, ma Mancini non è della stessa idea, visto che fin da subito lo mette titolare ma sulla panchina destra. Le poche prestazioni stagionali non mostrano lo stesso giocatore spumeggiante, che riesce a segnare un solo gol a discapito dei 12 nel girone d'andata. Fabio Junior. Il numero 1 del Brasile, uno dei migliori talenti intercontinentali, così si presentava a Roma Fabio Junior. Pagato la modica cifra di 30 miliardi di lire, il giocatore segnerà la bellezza di 4 gol in un anno e mezzo, passando dall'essere soprannominato Uragano Giallorosso a Venticello e Fabietto. Sapere poi che Zeman avrebbe voluto un allora sconosciuto Shevchenko fa salire ulteriormente l'odio su questo giocatore. Manish. Nel 2003 viene considerato come uno dei centrocampisti portoghesi più forti del momento e riuscirà anche a vincere una Champions League con i campioni del Porto. Nel 2008 viene acquistato dall'Inter per rinforzare il reparto, ma il giocatore non si rivelerà per nulla decisivo. Giocherà molto poco e senza la giusta regolarità, segnando solo un gol inutile in casa contro la Juve. José Mari. Se qualcuno acquistasse un attaccante per 40 miliardi di lire, voi quanti gol vi aspettereste? Qualsiasi cifra avreste detto sarà per forza superiore ai gol di José Mari al Milan, ben 5 in soli 3 anni. Voleva la maglia numero 14 in onore del suo idolo Cruyff, gli diedero la 41 che simboleggiò esattamente il suo essere l'esatto opposto del campione olandese. Lukas Podolski. Presentato in pompa magna insieme allo svizzero Shaqiri, Podolski si rivela un flop clamoroso fin dalle prime giornate. Dopo un discreto inizio in terra juventina, il giocatore si perde subito dopo, non riuscendo in nessuna occasione a risultare determinante ai fini del gioco offensivo. Segnerà un solo gol all'Udinese prima di essere rispedito all'Arsenal, senza rimpianto di nessuno. Elder Postiga.
Se pensate a un giocatore che ha portato forza ed esperienza alla propria squadra, di sicuro il primo nome che vi verrà in mente non sarà Elder Postiga. Dopo un girone abbastanza travagliato, la Lazio decide di affidarsi all'attaccante portoghese, che in tutta risposta si infortuna subito dopo il suo arrivo in Italia. 5 presenze totali e 0 gol. Lascio a voi intendere qual è stata la scelta biancoceleste a fine stagione. Edu Vargas. Pagato 12 milioni e considerato uno dei migliori talenti della proprietà, il giocatore cileno al contrario faticherà terribilmente ad inserirsi, non riuscendo mai a mostrare il talento per il quale era stato acquistato. Gira in prestito un'infinità di squadre, ma l'unica in cui riuscirà a farsi valere sarà proprio la nazionale cilena, anche in questo caso uno dei più grandi flop del mercato partenopeo. Bene ragazzi, questa era la mia flop 12 dei peggiori acquisti invernali del mercato invernale nella Serie A. Fatemi sapere nei commenti voi quali giocatori avreste scelto, ovviamente se siete d'accordo con la mia classifica. Ci vediamo presto per un nuovo video, un saluto dal vostro creatore Gero84 e come dico ogni volta, sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!